50 minuti buoni al relatore, al professore Signoro Dell'Arz, delle relazioni internazionali, affronta forse il tema più delicato, che è la sua lezione, è dedicata proprio all'Unione Europea verso il terzo millennio. Quindi da Maastricht, dalla svolta fondamentale che ha costruito l'accordo dell'Unione Europea ad oggi. Se riusciamo, iniziamo subito, perché se riusciamo anche a riservarci una ventina di minuti per fare osservazioni, che potete fare, domande, per discutere sarebbe meglio, dopodiché ci dividiamo in due gruppi. Chi ha seguito il primo giorno del laboratorio sull'identità europea rimarrà in questa sala per fare il laboratorio sul digital solitario, gli altri andremo all'università per fare il laboratorio sull'identità europea. Vi ricordo che l'ultimo appuntamento di lezione è il 5, con la lezione del professor Pronta sulle politiche dell'Unione Europea alla luce dei fatti, e il 17 invece non ci saranno lezioni, il 17 giugno, ma siamo a vostra disposizione con un aggiornamento per recuperare materiali e discutere insieme su come organizzare il lavoro per il prossimo anno, in cui toccherebbe a voi scendere in campo con le sperimentazioni didattiche. Quindi parleremo più diffusamente dopo. La parola al professor Pronta. Bene. Io ho comprato con me pochine pagine di giornali perché mi aiutano a rendere più lineare e semplice soprattutto l'introduzione, diciamo, di questa nostra chiacchierata. L'11 dicembre 1991, lunedì 22 di notte, di uno dei giornali, è nata l'Unione Europea. Il trattato poi sarà firmato a febbraio successivamente, eccetera, ma questo è il momento in cui è stata, diciamo, deliberata. I giornali in quel mercoledì, il giorno seguente, fanno a tempo a dare la notizia, perché solamente gli ultimi particolari, insomma, hanno trattenuto i capi di Stato che si governano firmatari. Io vi ho portato queste due prime pagine dei giornali che sono molto simili, magari nell'impostazione variano un poco, ma le prime pagine sono fatte sia per la stampa sia per il Corriere della Sera, che poi vi mostrerò più o meno allo stesso modo. C'è la notizia della nascita del nuovo soggetto, c'è a fianco la notizia della ormai prossima dissoluzione completa, ma ci sono già stati i referendum, le decisioni in almeno tre repubbliche di quella che si appresta a divenire l'ex Unione Sovietica, si annunciano, sono movimenti terribili, eccetera. Scendendo in giù nella pagina, c'è un quadratino, riguarda uno degli eventi dei Kennedy, è di fatto una notizia, come dire, sulla fine della dinastia dei Kennedy, insomma, si chiude la parabola di quella famiglia con una disavventura che capita ad un nipote. Al centro, in Italia, va in soffitta la Scalamonte, si chiude una fase della storia del paese, della sua costituzione materiale, cioè di come concretamente era fatto. Vedete questi quattro elementi, li vedrete ripetuti questo. E questo è il Corriere della Sera, nella prima pagina del Corriere. Cambia la scala mobile, l'Europa, i Kennedy, la trasformazione dell'Unione Sovietica.
fuori campo, di lì a poco, in Cina, il 14° congresso del Partito Comunista Cinese decreta la nascita dell'economia socialista di mercato, un ossimoro che ci traghetta anche questo in un altro mondo. Perché ho esibito queste due prime pagine di giornale? Perché mi evitano tutta una collocazione storica, diciamo, dell'evento, eccetera, e mi rendono più semplice dirvi: nasce un nuovo mondo per noi europei, tramonta tutto quello in cui eravamo vissuti e che avevamo imparato a conoscere. Qualche mese prima noi italiani ci siamo avventurati per la prima ed unica volta in un referendum di indirizzo costituzionale. Per poterlo celebrare abbiamo dovuto fare un'apposita legge costituzionale, è il famoso referendum per poteri costituenti al Parlamento europeo. Gli italiani vanno in massa a votare, più dell'80% di partecipazione, più dell'87% di voti favorevoli espressi, insomma un'altra Italia, un altro mondo rispetto a quella che oggi viene, come dire, si è stata catalogata dal voto appena celebrato e soprattutto dagli indici di popolarità o meno dell'euro, della strumentazione europea. Abbiamo vissuto quindi questo pezzo del nostro ingresso nel terzo millennio, da prima con una grandissima, straordinaria speranza, poi con una crescente delusione fattasi di disaffezione quando non aperta in tanti settori dell'opinione pubblica, quando non aperta avversione. Chi ci ha traghettato in questo mondo? Ieri tornavo a casa in treno, vagoni dominanti dalla discussione post-elettorale, e mi preme fare questo passaggio perché sentivo cose incredibili su chi ha voluto l'Europa, chi ci ha traghettato in Europa, nomi più strani, più disparati. Presidente del Consiglio all'epoca era Giulio Andreotti, capostipite della Prima Repubblica, factotum della delegazione italiana a Maastricht, Guido Carli, con quella che gli esegeti dell'avventura di Maastricht chiameranno, c'è uno splendido libro di uno storico irlandese, Dyson, chiameranno la banda dei quattro. La banda dei quattro non sono quattro malcapitati, rispondono ai nomi di Ciampi, Padoa-Schioppa, Draghi, eccetera. E tutto il pool, diciamo, allevato in Banca d'Italia, che ha seguito Carli e che discute, tratta delle regole dell'Unione Europea. Io mi avventurerò in questa cavalcata, mi preme però fare una piccola avvertenza. Attenzione, è un salto. È un salto rispetto a tutta l'esperienza della CEE, della Comunità Economica Europea, che è stata già un assaggio in alcuni momenti di sovranazionale, di transnazionale, ma nel complesso è stata una grande esperienza di collaborazione interstatuale. In questo momento invece stiamo facendo un salto in un'altra dimensione. È qualcosa su cui in Italia si è sviluppato, in questo ormai quasi ventennio, un dibattito incredibile,
fatto nei primi tempi di un grande silenzio e di una straordinaria disattenzione. Se voi andate a vedervi la bibliografia in argomento, per il primo decennio voi, tranne qualche pubblicazione tecnica sull'euro che verrà, insomma, eccetera, non trovate nulla. Mi è capitato di essere uno degli avventurosi che, insomma, anzitempo avevo cominciato a fare queste cose. Poi c'è una cosa incredibile, diciamo, di pubblicazione, divise grosso modo in due grandi tronconi. Uno improntato addirittura alla categoria incredibile di colpo di Stato. Vi ricordo un titolo per tutti, non del primo venuto, ma di un decano della sociologia italiana, Luciano Gallino, intitolato appunto Il colpo di Stato di banche e governo. E c'è tutta una pubblicistica su questo. Un'altra invece è molto elogiativa, l'Unione Europea che ha garantito stabilità, pace soprattutto, eccetera. In genere queste pubblicazioni difettano di un corpo a corpo, diciamo, la materia vivente, insomma, no? Io proverò un po' oggi a restituirla, questa materia vivente, intanto raccontando perché c'è a un certo punto questo salto nell'Unione Europea. C'è stato il crollo del muro di Berlino, sono crollate le vecchie barriere che tenevano ingessata l'Europa e la contrapponevano un pezzo all'altro, e soprattutto si è fatta straordinaria, urgentissima, eccetera, la questione della unità tedesca. Unità tedesca che divide gli europei nel momento in cui il muro crolla. Vorrei ricordarvi che Mitterrand in quel giorno si trovava per caso in Germania, la sua prima dichiarazione è: fermi tutti, non vi preoccupate, le Germanie rimarranno due. Identica alla dichiarazione di Margaret Thatcher, molto più fantasiosa come al solito quella di Giulio Andreotti, insomma, no? Capace in questa occasione di un eccezionale spirito caustico, insomma, no? Dice: noi amiamo talmente i tedeschi che ne vogliamo due, insomma, ci divertiamo di una sola Germania. Il clima però muta molto rapidamente, quasi in maniera improvvisa, perché poi c'è la lettera congiunta di Kohl e Mitterrand che chiede al Presidente della Commissione Europea di convocare una conferenza intergovernativa per l'unità politica d'Europa. Attenzione a questo passaggio. Perché? Perché c'è già in piedi una conferenza intergovernativa per dare dei nuovi trattati e delle nuove dimensioni alla CEE, ma è la conferenza intergovernativa per l'Unione Economica e Monetaria, che è già in piedi. Il duo franco-tedesco aggiunge la conferenza sull'Unione Politica. Appena queste conferenze cominceranno a riunirsi, decideranno come primo atto di unificare tutto in un'unica conferenza intergovernativa, cioè tesa alla elaborazione di un trattato da sottoporre alla, attenzione, ratifica di tutti gli stati membri, perché si dia vita, diciamo, alla nuova istituzione. Ho nominato quello. Io sono abbastanza anziano e, come dire, ricordo i giornali dell'epoca di quando Kohl subentrò a Helmut Schmidt a seguito di un ribaltamento delle alleanze dapprima tra socialdemocratici e liberali e poi a favore della CDU tedesca.
i giudizi non erano molto entusiastici sul personaggio, si pensava che fosse un personaggio di seconda fila dell'establishment tedesco, nessuno puntava su di lui. In occasione di questa fase nuova che si apre, sfodera invece una capacità di iniziativa politica incredibile. In proposito, credo che valga la pena di ricordare un passo delle sue memorie che spiega molto, diciamo, del personaggio. Lui scrive nelle sue memorie: quando passa l'angelo della storia, non pensarci due volte, aggrappati alla sua veste e vola con lui. Köln seppe volare, in questa occasione seppe volare, e inventarsi sul piano interno e sul piano internazionale alcune formule, alcuni espedienti anche, se volete, che permetteranno la risoluzione di una questione che era rimasta, come dire, aperta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Come sapete, non c'è un trattato vero e proprio in pace che ha regolato la questione tedesca. È qualcosa che si è, diciamo, accumulato negli anni. Köln riesce, e riesce intanto con un'alzata di ingegno incredibile sul piano interno. Credo che tutti quanti voi avete visto le immagini del crollo del muro con la folla incredibile che passa ad ovest. Köln comprende quel moto di popolo, e si inventa qualcosa che gli dà una marcia in più. Cosa si inventa? Si inventa il cambio della moneta, soprattutto per quelli dell'est, nel rapporto uno a uno. Cioè, noi cambieremo i marchi della Germania Est riconoscendo ai possessori di quella moneta una equivalenza assoluta di marchi della Germania federale. Gli analisti dell'epoca rapportavano il tutto in un rapporto 1 a 4, quindi capite che straordinario regalo in termini di consumo, di accesso immediato ai beni della civiltà occidentale che viene fatto ad est. È una mossa che prelude al voto, e Köln è abilissimo nel confezionare questa misura. Però questa non è una misura pacifica, è una misura che solleva uno scandalo incredibile all'interno della classe dirigente tedesca e uno scontro micidiale con la dirigenza della Bundesbank, all'epoca diretta da un signore che aveva un cognome molto simile a Köln. Con la P, Köln, ne nasce un dibattito molto, molto acceso, quasi furibondo in alcuni momenti. Ci sono alcuni articoli di stampa incredibili nel merito. Alla fine il dibattito viene chiuso secondo, attenzione a questo passaggio, secondo le leggi tedesche. In proposito, sul rapporto, diciamo, tra marco tedesco ed euro, c'è tutta una letteratura, compresa quella letteratura sui colpi di Stato e così, per cui noi avremmo copiato tutto quanto dalla Germania, creando l'Unione Europea. Niente di più falso. Nella Costituzione tedesca non c'è menzione della Bundesbank, non c'è menzione della moneta nella Costituzione. Nella legge fondamentale tedesca, perché come sapete la Germania è priva di Costituzione. Loro ci diedero una legge in quella parte sotto dettatura americana dopo la Seconda Guerra Mondiale, e per caratterizzare questo dato dissero: non la chiamiamo Costituzione, la chiamiamo legge fondamentale, e misero un articolo alla fine della legge fondamentale in cui dicevano: quando saremo finalmente una Germania unita, ci daremo la Costituzione. Invece c'è già questo primo passaggio per cui già nella moneta si adotta la moneta della Germania federale nell'accordo di uno a uno. La Bundesbank non voleva,
libertà, però poi, secondo la legge tedesca, si accoda. Perché la legge tedesca, cioè quella legge istitutiva del Bundesbank, prescrive sì l'indipendenza della banca, ma anche il fatto che la banca collabora nel perseguimento di tutti gli obiettivi della politica economica posti dal governo. Per cui poi cala la testa, dice bene, allora c'è questa cosa. Però dal momento che sta in piedi già la discussione con i nostri partner della Comunità Economica Europea sulla futura moneta unica, io voglio a questo punto porre dei paletti e ti chiedo se tu li accetti, perché sono molto preoccupata che il trattamento che stiamo facendo ai nostri fratelli dell'Est lo si possa estendere un domani a italiani, spagnoli, tutta diciamo l'Europa latina, che metterebbe a serio rischio l'equilibrio delle finanze del futuro, della futura moneta, del futuro soggetto pubblico. E Pearl convoca il Consiglio federale della Bundesbank, essendo la Germania uno Stato federale, anche la banca ha delle banche regionali. Viene convocato questo consiglio e viene elaborato questo memorandum. In questo memorandum voi in realtà trovate tutti quelli che poi saranno, diventeranno famosi, come i criteri per l'adesione all'euro che caratterizzeranno il trattato di Maastricht. Nel senso che la delegazione tedesca che andrà a trattare per il trattato di Maastricht avrà con sé questo protocollo imposto dalla Bundesbank alla delegazione per trattare con gli altri. Quando tratteranno, nei vari appuntamenti intergovernativi e poi nella cosa finale a Berlino, troveranno molti contrasti, troveranno un grande appoggio francese che sicuramente per far sì che il nuovo soggetto nascesse con una nuova moneta vedeva bene questo ingabbiamento del protagonismo tedesco entro una moneta europea, un gioco diplomatico di Mitterrand. Il problema è che però l'aiuto più inaspettato, ed è un aiuto documentatissimo, chi volesse approfondire questi aspetti, poi possiamo fornire una bibliografia specifica su questo, un aiuto inaspettato nella delegazione italiana, la banda dei quattro. Dite, ma com'è? Quella cosa lì, messa lì dalla Bundesbank per colpire e ingabbiare l'indisciplina latina, trova l'appoggio degli italiani? La chiave per capire questo sta in un libro, Le memorie di Guido Carli, pubblicato dalla La Terza, 50 anni di vita italiana si chiama. Se lo leggete nell'introduzione, ma per pagine, pagine e pagine, è da una parte un lungo racconto del suo rapporto con la classe politica italiana, il rapporto personale di Guido Carli, da governatore di Banca d'Italia e poi da presidente di Confindustria, ministro del tesoro, eccetera. E poi un lungo racconto delle trattative di Maastricht. Ebbene, c'è una conferma incredibile e a un certo punto una confessione, anzi due confessioni, inusuali in un uomo politico come Guido Carli, e poi una persona molto, sempre straordinariamente riservata. Guido Carli fa un primo passaggio in cui dice sì, noi non abbiamo detto tutta la verità al Parlamento italiano, perché non abbiamo spiegato bene quello che stava scritto nel trattato. Ed è la prima confessione. La seconda dice no, noi abbiamo cercato strenuamente un vincolo esterno, è la prima volta che fanno capolino questi due termini, per costringere la classe dirigente italiana a quelle riforme
cui si è sottratta per tanto tempo e per decenni e cui ha indugiato negli ultimi anni. Questo è scritto da Guido Carli, il protagonista degli incontri di Maastricht, insieme con la sua banda dei quattro, fedelmente allineata, diciamo, su questa linea. Rileggendo un po' tutte le carte, le memorie, altre cose, si può dire che l'unico che rispetto a questa linea così rigida si concedesse i margini di manovra era il defunto Paolo Ascoltazzo, va bene, ex ministro di legge. Nella conferenza stampa di presentazione del trattato è rimasto famoso l'episodio di Guido Carli che si presenta con il Faust di Goethe e spiega ai giornalisti che Faust aveva due anime e noi dovevamo ingabbiare l'anima indisciplinata. Con questo trattato lo abbiamo fatto. In verità c'è anche un passaggio, tenete conto che il libro di Carli è stato pubblicato nel 1995, quindi tre anni dopo questi fatti che vengono raccontati, e Guido Carli dice anche un'altra cosa, dice rispetto al trattato di Maastricht e a come noi l'abbiamo approvato in Italia, devo dire che la classe politica italiana è stata incredibile, ha messo la testa nel cappio senza nemmeno accorgersene. Questo è quello che è scritto, diciamo, consegnato da un protagonista dell'epoca. In realtà tutta la conferenza intergovernativa con il suo finale a Maastricht è una conferenza molto complicata. I dossier sono tantissimi e sono terremotati da una serie di eventi che accadono intorno all'Europa, quelli che avete visto, diciamo, più o meno emblematicamente rappresentati. Vi ricordo i fondamentali: dissoluzione della Jugoslavia, con gli europei che sono assolutamente divisi tra Germania e addirittura il Vaticano, che riconoscono la Croazia, la Slovenia, eccetera, e i francesi e gli inglesi che sono invece allineati dietro la Serbia, e diciamo il sogno di ripristinare o di mantenere comunque, diciamo, una realtà jugoslava in piedi. Questa è la cosa più terremota d'Europa. È un terremoto che è fatto, per esempio, ricordiamoci da queste cifre, di 900.000 profughi della Jugoslavia che solamente vanno in Germania, e la Germania li accoglie tutti quanti, mentre sta accogliendo 2,5 milioni di tedeschi da tutta l'Europa dell'Est, che in base alla legge sulla cittadinanza tedesca, potendo vantare anche un nonno di ascendenza tedesca, corrono in Germania perché così accedono alle provvidenze del welfare dello Stato tedesco e dei Länder tedeschi, e i tedeschi li accettano tutti. Noi abbiamo conosciuto di questa cosa solamente l'episodio del Glora qui a Bari e ci siamo comportati di conseguenza. Non ci siamo sicuramente comportati come si è comportata la Germania o altri paesi, diciamo, dell'Europa dell'Est. Quindi Maastricht, mentre è in corso, comincia questo terremoto, e l'altro terremoto è la guerra del Golfo, con la NATO che si ridispone su nuovi scenari. E questi sono tutti terremoti che incidono sull'agenda dell'Europa politica che si vuole fare. Ricordo un solo episodio che è quello fondamentale. Uno dei capitoli fondamentali è la politica estera e di sicurezza comune. C'è una risoluzione franco-tedesca che impegna tutti gli altri partner europei alla costruzione dell'esercito europeo, e partendo dal fatto che francesi e tedeschi cominciano a mettere insieme i loro battaglioni per un corpo franco-tedesco che intanto viene messo a disposizione dell'ONU per eventuali missioni di pace. Sembra una prospettiva che possa accogliere, diciamo, l'impegno di tutti, e invece di lì ad un mese
c'è un'altra risoluzione, sapete, presentata da chi? Dall'Inghilterra e dall'Italia, a firma del ministro De Michelis, che dice che questa prospettiva non va bene. Noi vogliamo invece un esercito che sia collegato alla NATO e quindi agli impegni atlantici, e solo a ricaduta, diciamo, dei generali impegni, diciamo, scolpiti dall'atlantismo, sia anche un esercito europeo. Quindi una prospettiva completamente diversa. Il capitolo sulla politica estera e di sicurezza comune non sarà nemmeno più esplorato. Rimarrà il capitolo sulla moneta, con i limiti e i protocolli indicati dalla delegazione tedesca e ben ricevuti da altre delegazioni, tra cui la delegazione italiana, capitanata da Gatti, e quindi saranno i capitoli che andranno avanti. Per cui noi poi alla fine avremo, in questa notte famosa dell'11 dicembre, l'esordio di questo tempio a tre frontoni, come si è detto, no? In un frontone la cooperazione economica, sigillata adesso dalla cooperazione monetaria, e poi quelli della collaborazione intergovernativa nel campo della politica estera e di sicurezza comune, quella dell'informazione intergovernativa nel campo della giustizia, della collaborazione tra i governi per quanto riguarda la giustizia, Interpol, insomma, per dirci le cose generali. E questo è il trattato che va alla ratifica dei vari stati. Qui si apre un processo incredibile, perché per quanto sia una realtà in sordina, vi sono ben altre questioni che nel mondo assordano gli europei, e gli europei capiscono che è in discussione un loro modo d'essere, e le prime risposte non sono positive. C'è un primo referendum danese in cui il trattato viene respinto con una minoranza esigua, 0, ma viene respinto. Subito dopo c'è il trattato francese, che Mitterrand a quel punto, vedendo il risultato dei danesi, in Francia i trattati vengono ratificati o dal voto del Parlamento o, su scelta del Presidente della Repubblica, passano anche per il referendum. Come sapete, invece, in Italia questa è una materia vietata dalla Costituzione italiana, che vieta il referendum in due materie fondamentali: quella fiscale, è chiaro, perché per pagare le tasse e chi non risponde in un modo determinato, è quella dei trattati, perché è in gioco, come dire, la sfiducia pubblica davanti all'opinione pubblica mondiale del proprio governo che è andata a fare il trattato, insomma, no? Una piccola avvertenza di natura giuridica: quando un contraente nega la ratifica ad un trattato, non è che il trattato va in esecuzione per gli altri che sono rimasti firmatari e che hanno ratificato. Bisogna rifare il trattato, non è valido per nessuno, è l'intero trattato che viene portato. Attenzione a questo passaggio, che è un passaggio molto delicato, quando in genere si parla rivediamo le regole europee. Non è così semplice, è una procedura, diciamo, incredibile. Mitterrand vuole il referendum viene celebrato, una esigua minoranza di francesi approva, fa sì che il trattato venga ratificato e approvato. 54.000 voti fanno la differenza tra il sì e il no. Rispetto a questo risultato e rispetto alle ratifiche degli altri stati, i capi di stati di governo si riuniscono da capo, fanno un protocollo aggiuntivo al trattato e promettono maggiore trasparenza delle procedure europee al popolo danese. Il popolo danese ritorna al referendum e questa volta approva la versione del trattato arricchita di questo protocollo aggiuntivo. Poi c'è tutta la trafila
dei trattati, e il trattato viene approvato anche dall'Italia. Mi permettete una parentesi? Mi dovete scusare, ma io in questi giorni non sopporto la televisione. Proprio non la sopporto. Certe cose mi fanno incontrare. Allora, una piccola precisazione. Nella ratifica del referendum di Maastricht votano quasi tutti, eccetto l'allora partito di Rifondazione Comunista. Il primo partito che vota il trattato di Maastricht è all'epoca Lega, la Lega di Bossi, che ratifica, approva il trattato. La precisazione continua, la Lega ha approvato tutti i trattati europei, compreso Lisbona. Nell'occasione di Lisbona, l'onorevole Matteo Salvini era deputato italiano, non stava al Parlamento europeo, e quindi era chiamato a ratificare anche lui con suo voto. Ha ratificato e votato anche Lisbona. Ulteriore piccolo chiarimento, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, all'epoca presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, è stato il primo firmatario, governo Monti, della legge costituzionale sul pareggio di bilancio. Questo ad onore del vero e di una verità storica che oggi, ogni giorno, viene continuamente, diciamo, nascosta agli italiani nelle trasmissioni televisive e altre cose. Qual è l'effetto di quei due referendum? Due, poi replicato per i danesi una seconda volta, che si percepisce immediatamente che gli europei non sono convinti di questa strada imboccata, che nutrono fortissimi interrogativi, vedono che c'è qualche cosa che viene profondamente messo in discussione. Poi vedremo qual è il problema. L'effetto di questa sfiducia che si esprime con quei voti così massicci, però avete visto, insomma, il voto così massiccio della pubblica opinione, non diciamo degli elettorati, confrontato con le unanimità delle delegazioni parlamentari. Già questa è una cosa che, diciamo, fa contrasto. Si riverbera sui mercati. Il colpo è improvviso e colpisce le due monete più marginali raggruppate alcune nel sistema monetario europeo. Vengono colpite la sterlina e viene colpita la lira in una maniera talmente forte che è costretta ad uscire dallo SME e a ballare su un margine, diciamo, di oscillazione incredibile. È la prima manifestazione che l'euro lo viviamo con sofferenza. Di qui grandi interrogativi sul futuro. E il futuro, quali sono i grandi interrogativi? Sono relativi alla distanza esistente tra la realtà, in questo caso ci occupiamo dell'Italia, ma potremmo farlo anche per altri paesi, poi per ragioni di tempo non lo posso fare, e quello che è scritto nei trattati come, per quanto riguarda l'unione economica e monetaria, come requisiti, attenzione a questo termine, perché poi vedremo che cambia, requisiti per poter accedere all'euro. E i requisiti quali sono? Quelli di non aver avuto per due anni svalutazioni, quelli di un deficit di bilancio annuo non superiore al 3%, di un debito pubblico non superiore al 60%,
L'Italia già si avvicina al 120% di debito e per quanto riguarda il deficit di bilancio è al doppio e passa rispetto a questo 3%. Voi mi direte, ma Carli che ha fatto? Non sapeva che l'Italia era in quelle condizioni. No, Carli lo sapeva fin troppo bene, tant'è vero che tratta in un protocollo dei trattati una piccola clausola in cui si dice: di queste tre condizioni, però basta che ve ne sia per l'accesso all'euro, basta che ve ne siano due e che tendenzialmente si esprima la terza. Cioè Carli sa più troppo bene qual è un possibile percorso per non mancare l'appuntamento. Fatto sta che inizia il grande macello complicato in Italia dal fatto che questo appuntamento europeo vissuto ormai con ansia si comincia a mescolare ad un'altra storia, tangentopoli, e l'intera classe politica che comincia ad essere messa in cantuccio dalla magistratura, scandali successivi, sistema politico italiano completamente, diciamo, in evoluzione. Inizia quella lunga storia di governi tecnici eccetera che poi sfoceranno nella discesa in campo di nuovi soggetti che a partire dal 94 ci traghetteranno in quella che loro hanno chiamato Seconda Repubblica e tutte le complicazioni del caso. Noi però in questo caso ne seguiremo solamente un passo. Fatto sta che comunque noi approviamo il trattato e cominciamo ad essere ossessionati nella politica economica e altre cose dall'avvicinamento a questa scadenza che è fissata attorno al 98, se c'è una prima verifica. La scadenza determina alcune scelte governative in questo lungo passaggio che vede accavallarsi i governi e rimane, diciamo, miliare il governo Amato con il famoso decretone, un vagostore incredibile con le banche che addirittura fanno quella cosa spaventosa che oggi viene minacciata come spauracchio, no? Il prelievo sul conto corrente diretto di tutti gli italiani, insomma, adesso si dice la patrimoniale, tutto quello che ne consegue. In realtà però il percorso di ratifica ha evidenziato che in nessun paese europeo c'è unanimità. Che cosa è emerso? È emerso che è nato sì un nuovo soggetto politico, con una dotazione futura, una moneta, e quindi, come dire, un pezzo della sovranità, pienamente delegato ad un'altra entità, e però l'incompletezza dell'edificio. Qual è la grande questione che è rimasta sospesa? Che un po' dappertutto fa capolino in tutti i dibattiti. La questione del lavoro. Perché nell'Unione Europea di lavoro come soggetto non si parla? Questa è la grande questione che viene aperta. Ragione per cui dopo qualche anno si avvia una nuova conferenza intergovernativa per sanare questo vulnus costituzionale. Cioè i trattati sì, ci hanno spinto, ci stanno spingendo in una direzione, quella della cessione di un elemento fondante della sovranità, potere monetario, però su altri capitoli c'è mutismo assoluto. Viene lanciata una seconda conferenza intergovernativa che conosce il suo primo incontro qui in Italia, a Torino, e in quell'occasione, accanto alle delegazioni governative, questa è la straordinaria novità, cominciano ad essere convocati i sindacati, le parti sociali. Non a uno dei soliti tavoli che ci ha abituato la CE,
ma come soggetti costituenti, chiamati a dare il loro contributo su questa materia. Il dibattito è vivissimo, amplificato anche dal fatto che il Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, ben conscio del risultato di Maastricht, e quindi solamente parziale, presenta un grande piano, quello che è passato alla storia come piano Delors, che nella sua edizione completa è piano per l'occupazione, welfare, eccetera. È una cosa che vi consiglio vivamente di leggere, perché è una cosa straordinaria, un piano in cui lui prova a lanciare l'Europa in un grande piano di investimenti pubblici per la creazione di lavoro, volto soprattutto ai giovani, e per la riforma del welfare con principi comuni a tutta l'Europa, quindi unificando le varie legislazioni nazionali e lasciando il welfare nei nuovi continenti, diciamo quelli che vedono il volontariato attivo, ma soprattutto per esempio quello degli anziani, il capitolo più esplosivo che, diciamo, la società europea cova va nel suo regno, insomma, no? Amplificati anche da questo piano, eccetera, questa conferenza si avvia, conosce dei capitoli veramente interessanti e importanti, attenzione, seguita in questo momento da appuntamenti elettorali che in tutti i paesi europei vedono trionfare le cosiddette coalizioni di centrosinistra, per cui noi abbiamo i vari governo Prodi in Italia, che succede subito dopo il primo governo Berlusconi, in Germania c'è il fenomeno Schröder, e via dicendo in tutti i paesi europei che accompagnano questa conferenza intergovernativa iniziata a Torino, con queste elezioni che cambiano gli equilibri politici in tutta Europa. Il problema è che questo dibattito viene, come dire, intercettato, turbato, scegliete voi l'aggettivo, da una proposta, anche in questo caso tempestiva, del governo tedesco, che si esprime e evidenzia una necessità. Qual è il ragionamento dei tedeschi? Bene, noi ci stiamo avviando verso la futura unione economica e monetaria. Fra poco passeremo all'edificazione del sistema delle banche centrali, questi si metteranno al lavoro sulla moneta, vedranno i criteri, approveranno i vari paesi che entreranno. Ma i criteri che stanno nel trattato di Maastricht sono solamente i criteri per l'ammissione all'euro. E quando avremo l'euro, che politica economica seguiremo? Poi ognuno andrà per conto proprio, i latini con la loro indisciplina e noi con il nostro rigore, o ci daremo delle regole comuni per cui magari non adottiamo tutti quanti la stessa politica economica, però ci diamo dei margini per cui le cose sono compatibili. E viene presentata la fatale proposta del patto di stabilità, che intercetta la discussione sul principio costituzionale del lavoro nei trattati europei. Di qui un bailame che non vi descrivo, ci sono biblioteche intere che, diciamo, descrivono i vari dossier che vengono depositati volta a volta nelle riunioni e tutto quanto. Si esce alla fine, o si prova ad uscire alla fine da questo percorso, con un compromesso. Nel mentre si sta facendo questo compromesso, la Francia giunge come al solito a terremotare tutti gli equilibri. Che cosa è accaduto in Francia? In Francia è accaduto in questi anni che Mitterrand ha lasciato, vi sono state le elezioni, e il suo primo ministro della coabitazione, Jacques Chirac, si è presentato candidato e ha sconfitto tutti gli altri. Come li ha sconfitti? Li ha sconfitti
in una inedita alleanza con un gruppo di intellettuali francesi, tra cui spicca il sociologo Emmanuel Todd, autore di una famosa immagine della società francese, che è una società che, come dire, quell'immagine la potremmo replicare ancora oggi, inventa la formula della fracture sociale, la frattura sociale, dicendo che la Francia è attraversata da una grande frattura sociale che intanto rende Parigi completamente diversa dal resto della Parigi e poche altre metropoli completamente diverse dal resto della Francia, alimentando i sì e i no che si erano già manifestati nel referendum su Maastricht e altro. Chirac prova a governare così, eccetera, replicando una storia che in Francia si era già vista. Vi sottolineo questi elementi perché sono molto importanti per capire la famosa categoria del sovranismo di recente sdoganata. La Francia è stato il paese che ha provato più volte ad essere sovranista. Ha provato con Mitterrand e il socialismo in un paese solo. Mitterrand resistette un anno e mezzo, poi dovette cedere e divenne il più europeista di tutti quanti. Poi Chirac c'è stato, anche lui voleva l'isolamento, le storie. Mitterrand era durato un anno e mezzo, Chirac dura sei mesi. E poi deve ricorrere alle elezioni anticipate, che però danno la maggioranza al Partito Socialista Francese. Nasce l'astro di Jospin, voi ricordate questo nome? Primo ministro francese, di una coabitazione inversa, un presidente della Repubblica di centrodestra, un primo ministro di centrosinistra. Qual è il primo atto di Jospin quando viene eletto? Jospin si precipita al primo incontro utile della conferenza intergovernativa, quella sul lavoro però movimentata dalla proposta tedesca, e dice: attenzione, un momento, lui è tranquillo e sicuro, la stragrande maggioranza dei governi è di centro-sinistra, pensa di parlare tra amici, e dice: un momento, calma, fermiamo la conferenza intergovernativa, fermiamo soprattutto l'approvazione del patto di stabilità, perché se passa quello ci corazza le politiche economiche per sempre. Non solamente più con i criteri del 60% di debito, del 3%, nel patto di stabilità è scritto che il 3% è il limite massimo, perché bisogna tendere al pareggio di bilancio. E quindi Jospin sa bene sì. Poi approfondirò questo elemento, ma lo facciamo, diciamo, sul colpo di scena, insomma, no? E qui lui pone questa questione. Tutto si ferma per un momento e Jospin subito dopo approfitta di un appuntamento che era già in corso. Per la prima volta tutti i partiti di centro-sinistra d'Europa e soprattutto tutti i partiti che si richiamano alla famiglia socialista, in questo caso per quanto riguarda l'Italia, anche all'epoca si chiamava credo PDS, insomma, no? Anche il PDS, capitanato da Massimo D'Alema e tutto quanto, perché c'è una conferenza in corso a Malmö per la fondazione del Partito del Socialismo Europeo, PSE, l'attuale partito europeo. E dice: quale migliore occasione, andiamo a discutere lì. Va a discutere lì, sapete che succede? Che è l'unico a pronunciarsi per la messa in soffitta del patto di stabilità. Non c'è nessun altro che lo segue su questo piano. C'è un libretto edito da Unità in italiano, sta anche nella biblioteca del nostro dipartimento, che raccoglie gli atti di quel convegno, lo potete esaminare quando. C'è uno solo che si esprime per lasciare quel patto, abbandonandolo nel dimenticato, e dedicarsi solamente al lavoro e alla crescita. Il risultato è che si va ad Amsterdam, appuntamento finale per la revisione dei trattati, e viene effettuata la prima revisione dei trattati di Maastricht.
con il Trattato di Amsterdam, che è accompagnato da una risoluzione su quello che viene titolato in questo modo: Patto di stabilità e di crescita economica. Io ve ne consiglio la lettura, sta anche in italiano sul sito della Commissione Europea. È una lettura incredibile, perché quando leggete gli articoli relativi alla stabilità, e cioè quelli che impongono quei determinati equilibri, il 60%, il limite del 3%, eccetera, sono tutti scritti con il modo indicativo, al presente o al futuro. Dovrà, farà, deve, fa, tutto così. Quando si parla della crescita, sono tutti con verbi declinati al lottativo. Vedremo, come, vedremo, è tutto scritto così. Guardate, è una lettura allucinante, ve la consiglio veramente, perché c'è questo doppio registro. A cosa ci invidia questo doppio registro? A una cosa molto semplice: negli articoli di Maastricht non ci stanno solamente questi vincoli, ma nella politica economica che dovrà a cui si dovrà tenere la futura Banca Centrale Europea, ci stanno alcuni divieti. Quali sono i divieti? Divieto di trattare diversamente una entità pubblica da una entità privata. Tutte queste entità sono uguali nel mercato europeo. Divieto di concessione di scoperto ad entità pubbliche. Divieto di contrarre debito, eccetera. Queste sono cose formalizzate nel trattato. Attenzione, è la prima volta nella storia che in un trattato di dignità costituzionale, poi proverò a spiegare questo passaggio, il passaggio delicato, vengono inserite prescrizioni di natura economica in cui si sposano le tesi particolari di un determinato indirizzo economico. Nella Costituzione degli Stati Uniti questa cosa voi non la trovate, voi trovate sì l'equilibrio eccetera, ma trovate pure la piena occupazione. Le leggi tedesche che vengono portate per dire noi ci siamo adeguati alla legislazione tedesca, non è affatto vero, vi ho già detto che in Costituzione non c'è nulla. Nella legge istitutiva della Bundesbank non c'è nessuna prescrizione economica, c'è una legge del 1964, la legge voluta dai socialdemocratici, la legge sulla stabilità e la crescita economica, che indica quattro criteri di politica economica, tra cui sta la stabilità dei prezzi ma sta pure la piena occupazione. E si dice che la Bundesbank deve collaborare a perseguire gli interessi del governo. Che cosa è successo però? Che nel 1900, adesso sono incerto se 94 o 95, la Germania ha fatto una legge costituzionale. Perché? Perché nel Trattato di Maastricht c'è scritto che i vari paesi adegueranno le legislazioni relative alle proprie banche ai dettami del Trattato di Maastricht. E quindi la Repubblica Federale, la nuova Repubblica Federale Tedesca, adeguandosi al Trattato di Maastricht, ha riscritto, immettendo nuovi articoli, la materia dettata dal Trattato di Maastricht. Per cui oggi finalmente la Banca Centrale Tedesca è nominata in Costituzione. Ma attenzione, come risultato del Trattato di Maastricht, non del fatto che Maastricht è copiato sulla legge fondamentale tedesca, è esattamente il contrario. Per provarlo, leggetevi la Costituzione tedesca nella versione attuale, quando arrivate a questi articoli troverete la nota introdotta con legge costituzionale successiva all'approvazione del Trattato di Maastricht. E quindi il primo problema costituzionale relativo alla figura dell'Unione Europea viene risolto in questa maniera balorda, immettendo una legge,
una risoluzione di accompagnamento dei trattati, questo è tecnicamente, del Consiglio europeo, che impone il patto di stabilità e di crescita. Attenzione, il patto di stabilità e di crescita che reimpone una seconda volta, dopo il trattato, che tutte le legislazioni nazionali, tutte le costituzioni nazionali si devono adeguare a quelle norme. Per cui noi rimarremo per molto tempo inadempienti. Solo molto dopo, con il governo Monti, faremo la legge sul pareggio di bilancio, quella che vi ricordavo poco prima, con primo firmatario il signor Giorgetti. Va bene? Il problema è che però questa discussione ha scoperchiato la materia. Il trattato di Amsterdam va avanti con le complicazioni che vi ho detto, saranno tutti i governi di centro-sinistra, tutti i governi di centro-sinistra, che ratificheranno quel trattato e quel patto di stabilità e di crescita per noi. Si è aperta però la grande questione dei diritti. È possibile avere un'entità sovranazionale che ormai ci governerà la moneta e altre cose e non vengono nominati i diritti dell'uomo, i diritti fondamentali? Si apre una seconda conferenza intergovernativa, quella che porterà alla Carta di Nizza e al Trattato di Nizza. Quella è una carta incredibile. Anche di quella, come dire, vi consiglio la lettura, perché se uno vuol capire perché noi siamo così terribilmente scossi dall'Unione Europea, è con questa roba che dobbiamo fare i conti. Quella carta fu scritta con l'ausilio di una serie di costituzionalisti, si innova nella procedura, si capisce che non si possono delegare solamente i ministri degli esteri, i capi di Stato e di governo con le loro burocrazie, che bisogna allargare questo quadro. E vi ricordo che all'epoca ogni paese indicò dei costituzionalisti che andarono a collaborare a questo lavoro. Per l'Italia fu nominato Rodotà e credo la Carla Sacca, che è una donna, insomma, un uomo e una donna. Il risultato è stato incredibile. Che in quella carta ci sono articoli che non stanno in nessuna carta costituzionale, che addirittura proibiscono gli esperimenti sul gene, che proteggono la persona umana fino al suo concepimento, con tutta una serie di norme assolutamente innovative, straordinarie. Io ho scelto solamente adesso di parlarvi di questa cosa molto delicata, che si è aperta già con Maastricht. Però, quando andate a leggere quella carta e arrivate ai diritti sociali e economici dell'individuo, voi trovate una cosa analoga a quella che stava nel patto di stabilità e di crescita, quello che vi ho detto, l'indicativo con gli imperativi per la stabilità e gli ottativi per l'altro. Voi trovate queste cose incredibili. Diritto al lavoro. Ah sì, l'individuo ha diritto al lavoro, eccetera, però lo si perseguirà a misura che le politiche economiche del suo stato di riferimento se lo potranno concedere. Cioè, che cosa significa? Che c'è il patto di stabilità e di crescita che determina la tua politica economica. Se tu poi hai dei margini per cui stai all'interno di quel patto, puoi anche dedicare porzioni del tuo bilancio alla politica per incrementare, diciamo, per soddisfare il diritto al lavoro delle persone, eccetera. Anche qui un ottativo. Cioè, che cosa è realizzato in queste prime tre versioni dei trattati? Compresa la Carta dei diritti, che, attenzione, per decisione inglese e richiesta inglese, viene deciso che sia derubricata a protocollo aggiuntivo dei trattati e non a parte costitutiva dei trattati. Tutti quanti accettano. Fortunatamente la Corte di Giustizia ha comunque preso quel documento come un documento di riferimento, però in origine non faceva parte dei trattati e da Nizza esce in questo modo. Poi il trattato di Nizza si dedica anche ad altre questioni, perché intanto l'Europa è cresciuta, si è allargata,
e non regge più l'architettura costituzionale che era stata pensata in parte. Vi faccio un solo esempio. La commissione prima era composta da due membri per ogni paese, finché era di 6. Resiste all'allargamento a 9. Quando cominciano a diventare 12 e si moltiplicano, non è possibile avere una commissione composta con due commissari per ogni paese, due commissari per l'Italia e due commissari per il Lussemburgo, con quella che diventa tra poco un'assemblea parlamentare. E quindi si riduce, con il Trattato di Nizza, il numero dei parlamentari. Si parlano pure queste cose e si cominciano a delineare delle norme che quando le si spiega, si prova a spiegare, sono molto complicate. Le norme sulle cosiddette minoranze di veto o maggioranze inutili, per cui una legge per passare ha bisogno di un voto di maggioranza che esprima la maggioranza dei popoli, Germania, Italia, messi insieme, eccetera, ma non minoranze di blocco delle nazioni. È una cosa un po' complicata, serve a fare che cosa? A fare in modo che dei piccoli stati in maggior numero non bloccano una decisione che vede invece l'unanimità degli stati maggiori con la stragrande maggioranza della popolazione europea, perché potrebbe capitare questo, diciamo, nell'applicazione dei voti matematici. Mi affetto. Qual è quindi la caratteristica fondamentale di questi trattati? Che stanno delle norme con delle indicazioni prescrittive quanto a politica economica che incidono a volte sui principi costituzionali dei vari paesi. L'esempio classico: non puoi indebitarti. Però l'articolo 3 della Costituzione italiana dice la Repubblica che cosa fa? Rimuove le cause. E come fa a rimuoverle se non con le politiche economiche? Allora c'è una messa in frigorifero di un principio fondamentale della Costituzione italiana? No, di ogni Costituzione. Se andate a leggere quella francese, è anche più impegnativa. La Corte Costituzionale tedesca si è espressa chiaramente in merito: l'Unione Europea può fare quello che vuole, ma non può intaccare il nostro primo articolo, che è la difesa della dignità della persona. E laddove dovesse far passare una qualche regola che incide sulla capacità dei Länder e del governo federale di difendere la dignità della persona, quella norma europea non sarebbe bocciata. Quindi attenzione a questo dato. Le corti costituzionali su questo si sono anche espresse, solo che finora non c'è stato ancora nessun risultato. E noi abbiamo una ibernazione di principi che è statuita dalla regola sovranazionale. Questa non è una cosa di filosofia politica, è una cosa che è percepita bene dalla gente. Sapete chi lo ha fotografato in maniera incredibile? Si chiama Mario. Ha scritto un libro fondamentale con una signora francese, Sylvie Goulard, si chiama La democrazia in Europa, e lui ha scritto il passo fondamentale che io vi riporto quasi testuale. Noi oggi viviamo male in Europa perché? Perché le politiche europee sono tutte trasmigrate a Bruxelles. Cosa è rimasto nelle capitali europee, a Roma, a Parigi, eccetera? La politica, la chiacchiera. Cioè gli strumenti sono tutti quanti ormai lì, la politica economica, la politica industriale, tutto quanto. E nelle capitali, negli stati, è rimasta la politica, quella che magari ci appassiona nelle campagne elettorali, eccetera. Però la gente percepisce a pelle che sulla propria vita incide Bruxelles e incide poco Roma, le varie capitali. Questa è una delle ragioni per cui alla fine di questo percorso, stufi di tutta questa roba, scusate se accorcio, che cosa si è fatto? Si è convocata finalmente una costituente europea, non più i capi di Stato e di governo, ma non nominata dai cittadini, ma nominata dai parlamenti,
eccetera, noi abbiamo eletto una assemblea, la cui presidenza fu chiamata Giscard d'Estaing, col compito di elaborare un trattato costituzionale per l'Europa. Naturalmente questa storia è un po' una storia dei trattati e quindi, come dire, è un po' asciugata per la vita reale di questo discussione, l'ho provato a tenere conto di entrambe le cose, ma questo è un tentativo generosissimo che inizia nel 2003, la carta d'inizio è 2001, inizia nel 2003 e si conclude nel 2005 con un bel trattato costituzionale. Per dirvi la natura di questo trattato, è anche un trattato complicato, però al suo centro c'era una cosa fondamentale: quella carta dei diritti che era stata relegata a protocollo viene messa nel trattato come parte vera e propria, anche se con quel vulnus i diritti economici e sociali sono ancora definiti come una cosa che è relegata all'iniziativa degli stati e dei loro limiti di iniziativa. Attenzione, però è una cosa con dignità costituzionale, si riascende da capo in parte Europa. Allora è chiaro che quello è un passaggio delicato, perché se si ratifica quella roba lì, si ratifica il passaggio ad un'altra fase. Qui mi correrò, mi perdonerete di questo tempo un po' in più, ma lo devo fare, altrimenti non ci chiariamo. Io appartengo a dei lettori di queste carte, di quei trattati, che ne sottolineano la natura costituzionale e non di cui è semplice trattati. Qual è la cosa che divide le due cose, i due aspetti? In un vero e proprio trattato internazionale è l'assemblea degli stati che è padrona dei trattati, quindi può cambiare. Già col trattato di Maastricht viene immesso un articolo nei trattati in cui si dice: per cambiare il trattato si inizia da una deliberazione del Consiglio europeo. Quindi è un'istituzione interna all'Unione Europea che decide che il trattato è invecchiato e va cambiato. E la prima regola del diritto è che è padrone dei trattati chi ha il potere di riscriverlo. In questo caso non è l'Assemblea degli Stati viene alla fine, ma ad aprire la procedura è un'istituzione. Questo mi fa dire a me e ad alcuni osservatori che siamo in un territorio di confine, nel cosiddetto appunto sovranazionale. Quei trattati, secondo me, hanno una natura paracostituzionale, non sono una costituzione perfetta, ma cominciano ad essere una costituzione. Con quel trattato inventato dalla Commissione con Giscard d'Estaing si passava ad un trattato costituzionale vero e proprio. Il passaggio era molto delicato ed essendo molto delicato allora bisognava farlo. Noi abbiamo detto, comunque deve farlo il Parlamento, non possiamo votare su quella materia, no? Noi italiani. I francesi però potevano farlo e i francesi sono andati a voto e hanno bocciato quel trattato. Hanno deciso che volevano rimanere con la Repubblica francese e che non volevano un trattato costituzionale europeo. Io adesso su questo non mi esprimo, cioè, ho le mie idee, però insomma anche per una serie di ragioni di brevità non lo faccio, sarebbe troppo lungo. Questo voto francese è replicato da un voto olandese. Due paesi fondatori della vecchia CE che bocciano il trattato costituzionale, ce n'è in abbondanza perché il trattato venga ritirato. Che cosa accade? Che quel trattato viene ripreso dopo, perché ci sono delle questioni anche operative, dell'operatività delle istituzioni, e viene tramutato nel cosiddetto Trattato di Lisbona, l'ultimo trattato europeo, quello vigente, che viene approvato, da tutti ratificato, questo termine che non devo mai pronunciare, si dice sempre ratifica e non approvazione, poi se volete perché e questo è il trattato vigente, quello che ci ha traghettato nell'Europa che conosciamo.
Nell'Europa però complicata dal sopraggiungere della crisi del 2008, che ha esacerbato il dissidio esistente da sempre, fin dalla nascita, come ho provato a spiegarvi, sulla natura dell'Unione Europea. Un grande punto interrogativo. Ma questa Unione Europea che cosa fa? Con i suoi divieti, con le sue cose. È vero che ci garantisce la pace, è vero che abbiamo avuto un progresso straordinario, quindi anche nel nostro intimo noi spesso siamo divisi. C'è la pace, non abbiamo conosciuto le cose jugoslave, eccetera. Però nelle sue carte ci stanno le prescrizioni che di fatto incidono nella carne viva di come sono fatte le società europee, anzi, nell'unico cemento esistente che fa un popolo europeo, cioè nel senso che come europei ci possiamo dividere tra italiani, francesi e altre cose, ma dovunque andiamo riconosciamo una forma di civiltà più o meno comune, fertilizzata da quel termine che tutti quanti conosciamo, se lo volete all'inglese welfare, se lo volete in italiano stato sociale, che rende l'Europa unica al mondo, per cui esiste un sostrato di popolo europeo che vive comunque più o meno allo stesso modo. Noi avvertiamo le prescrizioni europee come un attentato a quella roba. Per chiudere, esemplifico con una intervista di Angela Merkel all'Economist di 3-4 anni fa, perché è quella che esemplifica il dilemma. E che ci fa capire perché ci dividiamo ormai tanto sull'Unione Europea. La Merkel, in questa intervista famosa all'Economist, disse: noi siamo all'incirca il 6,5% dell'umanità, noi europei. Produciamo più o meno il 26% della ricchezza mondiale. 10 anni fa eravamo oltre il 30%. Consumiamo lei ha detto 56%, l'Economist le ha fatto le pulci e ha superato il 58% della spesa sociale mondiale. È chiaro che non regge. È chiaro che dobbiamo, voi come lo volete interpretare, crescere, declinare come spesa sociale, mentre arriva la Cina con la via della seta, con i suoi ritmi, con la sua necessità di edificare il suo stato sociale, in un pianeta che regge questo urto ecologico. Io ricordo sempre un ammonimento di un amico mio svedese, che se le donne cinesi si convertissero tutte quante al Tampax non ci sarebbero foreste bastevoli in tutta la terra per fornirvi tanti Tampax, diciamo, insomma, no? Questo è l'interrogativo che ci angoscia e su questo interrogativo è sospesa l'Europa di terzo millennio. Eventuali letture consigliate le metteremo nel dossier a disposizione dei docenti, anche proprio su questi punti. Io lo ringrazio per il proprio lavoro perché effettivamente ha tenuto fede all'impostazione per problemi di tutta la storia più recente che sta alle spalle della costruzione europea. E quindi effettivamente, siccome adesso abbiamo due bellissimi laboratori didattici, io vi propongo giusto proprio 2 minuti di pausa, si crea il gruppo che rimane qui, se volete possiamo anche parlare brevemente con il professor Portellaro, però senza finire il dibattito, mentre l'altro gruppo ci dirigiamo verso la fine. Facciamo tesoro di tutte le questioni che ha posto, poi per pensare e progettare insieme ai laboratori come affrontare questi problemi anche in classe. Fermo restando che un dossier anche di lettura del documento sicuramente lo metteremo in discussione. Grazie. Grazie.